Oggi siamo a Varazze, sulla costa Ligure. Da qui, se volgessimo la prua verso sud, 180 gradi, raggiungeremmo la Corsica. Poi, una volta arrivati sull'isola, potremmo navigare sotto costa per scoprirne tutte le sue bellezze. Ma quale mezzo sarebbe necessario per una traversata e una crociera di questo tipo? Un gommone ideale potrebbe essere il Lomac Gran Turismo 8.5. Perché ideale? Perché è grande, ha due motori, va veloce e ha la cabina. Navigare velocemente verso mete anche lontane, contando sulla potenza e l'affidabilità di una coppia di motori, per poi proseguire la crociera in modo rilassante, restando a bordo giorno e notte, è possibile con un mezzo come questo. Ha una lunghezza di circa 8 metri e mezzo e non è molto leggero, ma con 400 cavalli le prestazioni sono assicurate. Prima di farlo correre verso la Corsica, diamo uno sguardo alla coperta e alla cabina. La cabina è ben illuminata dalla luce naturale ed è arredata con mobili di rovere. C'è un grande letto, matrimoniale, poi stipetti, gavoni e il bagno separato. Non manca proprio nulla. Per vivere a bordo ovviamente occorre anche la cucina. Qui c'è il frigorifero, ma potete aggiungere lavandino e fornello. Le comodità rendono più piacevoli i momenti della vita anche a bordo ed ecco che il tavolo motorizzato può trasformarsi anche in prendisole senza alcuna fatica e poi sparisce nel paiolo, così non ingombra. I divani di poppa si estendono lungo i fianchi per ospitare complessivamente almeno 4 persone, forse 5. Per trascorrere un'intera giornata a bordo bisogna proteggersi dal sole e il tendalino è pronto per l'uso. A prua il prendisole è fissato con cinghie e delimitato da un corrimano il cui stile riprende le linee decise che caratterizzano un po' tutta la coperta e la tuga in particolare. Ora voglio mostrarvi alcuni dettagli che non sono certo affascinanti, ma sono importanti. Questi sono i fusibili e su ognuno è indicato a quale utenza si riferiscono. Sono ben protetti dall'acqua e i cavi sono cablati in modo perfetto. Anche gli altri impianti sono stati curati con attenzione perché l'affidabilità di bordo si ottiene proprio in questo modo. La cosa più importante per un'imbarcazione e anche per un gommone è l'assetto. Tutto il resto è secondario. Per questa ragione, la prima cosa da verificare è l'ingresso in planata, che deve avvenire a bassa velocità e senza cabrata, cioè senza che la prua oscuri l'orizzonte. Qui, sul Lomac Gran Turismo 8.5, entrambe le condizioni sono verificate. Velocità di planata 8 nodi e mezzo e angolo di incidenza praticamente pari a zero. Aumentando la velocità, l'inclinazione dello scafo sulla superficie aumenta, ma di pochissimo, un paio di gradi al massimo. Oggi il mare non è calmo, ma la giornata ci invita a navigare, o forse è questo gommone che ci fa navigare piacevolmente. Con questi due fuoribordo Yamaha da 2,8 litri, 4 cilindri in linea, 16 valvole, doppio albero a camme in testa, alimentazione a iniezione elettronica e variatore di fase, con questi motori, dicevo, le andature più economiche sono fra 18 e 25 nodi. A questa andatura il consumo per miglio resta costante, 0,63 miglia con un litro. Ho raggiunto l'andatura di crociera senza utilizzare il trim, che è rimasto nella posizione più bassa, a zero, ovvero sia trim down, per dirla all'inglese. Stiamo navigando a 30 nodi, ma devo leggere due strumenti, quello della Yamaha e il GPS della Garmin, per rendermene conto, per convincermene, perché sembra di essere fermi, nonostante le onde qui siano alte almeno 70 centimetri. 30 nodi e non sentirli. Ci allontaniamo ancora un po' da Varazze, proseguiamo il nostro viaggio verso sud. Ora siamo a 4800 giri minuto e ho fatto un po' di calcoli.
Abbiamo un rapporto di riduzione al piede di questo motore pari a 1,86. Abbiamo montato un'elica da 19 pollici, quindi in teoria, battendo le leggi della fisica, si dovrebbe navigare ad una velocità massima di 40 nodi, ma purtroppo non è possibile sconfiggere le resistenze, e qui ne abbiamo diverse: quella della carena incollata all'acqua, quella delle onde che a ogni salto ci frenano, e quella dei piedi, dei motori che sono immersi e che costituiscono comunque loro stessi quello che a terra chiameremmo un attrito e che in acqua appunto si chiama resistenza. Ecco perché invece che i 40 nodi teorici assoluti stiamo navigando a 35 nodi. Beh, non siamo lontani dal limite dell'impossibile. Però ho ancora a disposizione il trim che mi serve per staccare un po' di più la carena dall'acqua e per andare più veloce. Trim al 40%, ho guadagnato un nodo. 36. Trim al 60%. Beh, si comincia a saltare un po' sulle onde. L'assetto non è quello ideale per questo male, ma la velocità è salita a 37 nodi. Fantastico! Abbiamo un regresso solo del 10%. È come dire che il 90% della potenza di questi motori viene trasformata in spinta efficace dalle eliche. E se do ancora più gas e ancora più trim, non solo vado più forte, 46 nodi, ma il regresso scende ulteriormente, siamo al 7%. Fantastico! Incredibile! A questa velocità raggiungeremo la Corsica in 2 ore. Nel mondo automobilistico, che spesso prendo come riferimento perché più noto a tutti, il nome dato a un'autovettura è spesso importante per decretarne il suo successo. Ecco, credo che in questo caso l'OMAC abbia assegnato a questo gommone il nome giusto. È davvero una Gran Turismo del mare. E devo dire che c'è un'altra similitudine con le auto. Infatti, questo l'OMAC Gran Turismo 8.5 con 400 cavalli costa esattamente come la Maserati Gran Turismo con 405 cavalli, circa 115.000 euro.